Quanti stereotipi ci sono nel mondo Pokémon? Beh, vi do una risposta. Molti, tanti, troppi, un numero infinito, un numero fattoriale, limite tendente a zero. Spero di non aver sbagliato quest'ultimo. Comunque sia, sì, il mondo Pokémon è pieno di stereotipi. Alcuni noiosi, altri un po' meno. Quindi cosa voglio fare io? Inizialmente voglio portarvi per ora una lista di 4 stereotipi da sfatare subito, inizialmente, in questo piccolo video. Ovviamente poi potrete consigliarmene altri nei commenti e se vedo che sono molto interessanti e che magari mi sono sfuggiti, beh, porterò anche un secondo episodio. Quindi cominciamo subito con questi stereotipi. Per questo episodio abbiamo portato il nostro esperto, il dottor PZZWK. È pronto, dottore? Pronto e carico a partire. Perfetto. Cominciamo. Ash e non crescere mai di età. Sicuramente questo è uno degli errori più comuni presenti all'interno del mondo Pokémon, Ash che non cresce mai di età. Ma per favore, è stato sfatato da molti fattori. Uno in particolare è proprio dai produttori stessi, che hanno definito un'età precisa di Ash nel corso della storia. E alcune volte addirittura da delle frasi all'interno dell'anime stesso, dove era proprio Ash a dire che con il passare del tempo e degli anni continuava a cambiare. Quindi, branco di stronzi, l'età cambia, non è immortale, anche se è un cartone, gli anni passano anche per lui. Numero 2. Bulbasaur, peggior starter. E qua ovviamente andiamo sempre sul normale, la cosa che abbiamo sentito più di tutti dopo la prima generazione, la migliore. Bulbasaur, il peggior starter. Beh, portiamo questo piccolo grafico per mostrare effettivamente che non è il peggior starter, anzi è il più buono tra i tre. Nella prima palestra abbiamo Brock, che sarà facile da sconfiggere anche con Squirtle, non lo metto in dubbio. E con Bulbasaur riusciamo a farlo ancora più in fretta perché imparerà una mossa forte ancora prima. Charmander la prima palestra farà molta fatica, a meno che non abbia ferrartrigli. Ma la seconda, con Misty, Pokémon d'acqua? Molto male! Mentre Bulbasaur riesce a cavarsela egregiamente anche nella seconda palestra. Quindi ragazzi, andate a fanculo, Bulbasaur è uno dei migliori starter. I Pokémon di prima generazione sono imbattibili e i più belli. Ed ecco qua che il vostro dottore sfaterà anche questo mito. Insomma, se andiamo a vedere effettivamente tutti gli sprite presenti all'interno del mondo Pokémon della prima generazione, nei primi giochi troveremo cose come Golbat, Venusaur che sembra una pianta di spinaci. Insomma, è molto sbagliato giudicare la prima generazione la migliore in assoluto. Certo, è quella con cui abbiamo iniziato, ma non sarà mai la migliore. Ci sarà sempre qualcun altro che penserà che è diverso. E guardate un po', il vostro dottore vi dirà una cosa oggi. Chi preferisce un'altra generazione, stranamente non ha la mamma puttana come pensate voi. E l'ultimo, Pokémon Go che causa incidenti. Il vostro dottore vi sta per dire una cosa, non è Pokémon Go che causa gli incidenti. Quante volte avete sentito dire dai giornalisti l'applicazione ha causato un incidente, ragazzino investito, non sta attento alla strada, gente in macchina che si stava giocando ha causato un incidente, quindi è colpa di Pokémon Go. No. Perché no? Beh, dai, è facile. Chiunque riesca a utilizzare un minimo il cervello in modo estremamente normale potrà capire che non è l'applicazione a causare l'incidente, è la disattenzione dell'utente che sta utilizzando l'applicazione. Se tu attraversi la strada senza guardare all'improvviso e una macchina non se ne accorge e non si aspetta che tu passi come un cretino, ti prende sotto. Se tu sei in macchina che giochi e non guardi la strada, fai l'incidente, non è colpa dell'applicazione. A voi, linea allo studio. La ringraziamo, dottore, per le sue ottime parole. Questo era il video degli stereotipi Pokémon. Voi ne avete altri? Scrivetemi qui sotto nei commenti e voglio rispondere prima di tutto a una domanda che mi fate in tanti. Teo, perché non fai le playlist? Perché sono pigro, non le vedrete mai. Tranquilli, ho un giorno che momentaneamente sarò ubriaco e non avrò un cazzo da fare. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, tanti mi piace, buone vacanze e buon rientro a scuola più che altro. Io finalmente invece inizio le mie vacanze, sì.